prendiamo la Ida alla Scala. Io ricordo un mio collega. Quella del 63? Sì, del 63, poi l'abbiamo fatta anche nel 66, l'abbiamo fatta tante volte. E mi ricordo un collega che aveva una gran voce, bellissima. Alto. E con il quale poi aveva debuttato in Cavalleria Rusticana all'Arena Flegrea a Napoli. Cavalleria Rusticana, pensa. Ma un tenore? Un baritono. E c'è la scena di Aida che implora il padre, eccetera. E lui quando diceva, quando arrivava al momento che diceva, cosa diceva? Suo padre? No. No, suo padre. No. Non sei mia figlia. Dei faraoni. Dei faraoni. Tu sei la figlia. Schiava. La schiava. Schiava. La schiava. Allora, i faraoni. Mezz'ora. Allora, una volta io mi sono arrabbiata di questo fatto perché non era una cosa antica come non si faceva, non si doveva più fare, nel mio periodo non si faceva più. E lui continuava a fare questo perché aspettava l'applauso. E queste cose io non le tolleravo. Allora ero per terra, distesa per via della regia, e lo imploravo. Allora cosa ho fatto? Gli ho preso la gamba, mi sono attaccata a lui, e lui faceva dei faraoni, e non riusciva ad andare avanti. Non gli ho fatto fare il giro del palcoscenico con i faraoni. Non ti dico l'odio che mi ha... Da quel dì non mi ha più amato per niente, però gliel'ho fatta, però non gli ho lasciato fare i faraoni per mezz'ora. Mi sono attaccata, tu non c'eri forse c'eri. Ma con i tenori c'era la rivalità dell'acuto? Con i tenori è la stessa cosa, i tenori è la rivalità, tra soprano e tenori, no, io no.